Ciao a tutti e benvenuti a Pillole di Benessere, vai al Carotti con Carla. Ciao a tutti, eccoci anche oggi, vi presento la ricetta dei muffin di zucchine. Anche questo è molto semplice, sono molto buoni e sono ottimi per una merenda, un antipasto oppure da proporre ai bambini per la merenda quando torneranno a scuola. Abbiamo due uova, un pizzico di sale e frulliamo il tutto con lo sbattitore. Aggiungiamo l'olio, 50 g di olio. Latte di riso, cento grammi di parmigiano, lasciamo da parte un secondo questo. Qui abbiamo 200 g di farina di tipo 2, aggiungo 30 g di farina di maizena e un cucchiaino di bicarbonato. Mescoliamo tutto bene. Cerchiamo di sciogliere i grumi e poi lo aggiungiamo piano piano al composto liquido. Facciamo tutto direttamente con lo sbattitore. Aggiungiamo la farina rimanente. Il nostro impasto è pronto, dobbiamo aggiungere le zucchine, io in questo caso le grattugio, sono 250 g di zucchine verdi e le grattugiamo direttamente dentro l'impasto, con la parte della grattugia con i fori larghi. Allora, anche questa volta ho utilizzato una farina di tipo 2, non utilizzerò quasi mai la farina bianca. La farina bianca è un alimento privo di sostanze. Anni fa, leggendo i libri della dottoressa Pulmin, la consideravo un alimento morto, perché durante il processo di raffinazione perde quasi tutte le sue sostanze, perde quasi il 100% delle vitamine e anche tutti gli altri elementi che fanno bene al nostro fisico. Mescoliamo tutto bene. Ora il nostro impasto è pronto. Allora, io oggi utilizzo uno stampo per muffin in silicone. Lo preparo ungendolo un filino con dell'olio. Se vi va potete usare anche i pirottini di carta. Io preferisco farli così, semplicemente un po' unto. Cerco di ungerli bene. Avete visto che è una ricetta velocissima, ci ho messo 3 minuti a miscelare tutti gli ingredienti. Adesso disponiamo l'impasto all'interno delle forme.
Diciamo che questa è la dose per 12 muffin. Ecco qua il nostro stampo. Aggiungiamo un po' di maggiorana fresca. Io ho in giardino. Ha un profumo fantastico la maggiorana, molto particolare, a me piace tantissimo. Non è da tanto che la uso, l'ho scoperta forse un annetto fa circa. Prima non ero abituata a utilizzarla. Ok, i nostri muffin sono pronti, inforniamo in forno statico a 180 gradi per circa 30-35 minuti. A dopo! Ecco i nostri muffin alle zucchine. Sono belli, vero? Vi assicuro che sono proprio buoni. Ci vediamo domenica prossima!